Sì, io ci sono cresciuta con la macchina da cucire. Prima avevo un pochettino di tempo, mi mettevo seduta nella sedia quando non c'era mia mamma perché non voleva che la toccasse, però io mi mettevo a macchinare con i piedi fin quando ho imparato la macchina da cucire. Poi certo incominciavo a fare i vestitini delle bambole prima, che avevamo le bambole di pezza fatte, e facevo i vestitini delle bambole. Poi man mano che andavo crescendo, ma la mamma mi ha mandato a ricamare invece una signora che era vicina di casa e ho imparato a ricamare. E ho fatto tante belle cose, anche per la gente, così lavoravo per tutti. Facevo dei corredi interi. Facevo prima i corredi e poi si sposavano e facevo anche i corredini per i bambini che venivano. Sì, mi è piaciuto tanto, è la mia passione. Il ricamo è stata la mia passione sempre. Finora, da poco tempo, ho fatto dei quadri che sono lassù, tutti fatti al filè. Belli. È la mia passione quella lì. E poi ho imparato anche a cucire dei vestiti. Le mie figlie ci ho fatto tante dei completi, mettiamo i vestitini. Sono andati sempre vestiti bene, cosa, lo devo dire con questo. Questo è un orgoglio per me, è stato sempre. E insomma, e poi ho fatto la magliaia. Sono andata in una mia vicina di casa e avevo questa macchina da maglieria. Mentre mi sono innamorata di questa macchina, dicevo io la devo comprare. Ho comprato la macchina di maglieria e ho fatto tanti capi, una belle. Infatti c'era una signora che quando poi ho finito di lavorare, signora quando si mette di nuovo a lavorare? Che io senza di lei non posso vestire le cose di maglia, che era una donna piccolina, era. E allora su misura non li trovava nei negozi, però ce le faceva io su misura ed era felice. No, mi venivano bene, perché quando la cosa si fa con piacere, le cose riescono sempre buone, belle, belle, veramente, ho fatto tante cose belle.